Allora iniziamo, questo è il quarto seminario, questo ciclo di incontri, l'ultimo prima delle vacanze. E questa sera Maurizio Collovà ci presenterà un lavoro dal titolo Il transfer dal paradigma unipersonale al paradigma di campo. No, ma no. Posso? Prego. Dunque, inizierò questo seminario con le parole di Bion dei seminari italiani, nello specifico dal seminario di Roma del 10 luglio del 77. A un partecipante che chiede precisazioni sul controtransfer, così risponde Bion: l'idea di transfert e di controtransfert è stata utilissima, ma come ogni idea che provoca o stimola la crescita, invecchia immediatamente. Lei sta sperimentando il transfert nei miei confronti. Questo è un termine tecnico utile alle persone che hanno già esperienza del training psicoanalitico. Se sta diventando analista, potremmo dirgli: questo è quello che noi intendiamo per transfert. È un'idea che lei ha durante il cammino, la trasferisce su di me come misura transitoria, mentre si avvia a raggiungere quello che lei pensa o prova veramente. Nel contempo, l'idea nuova che lei ha è un'idea transitoria e presto o tardi sarà scartata. Dove lei si trova adesso, allorché ha appena visto questo punto, esso è ormai superato. Di conseguenza direi che non vale quasi la pena di parlare dell'idea di transfer e di controtransfer a questo pubblico. Questo andrebbe bene se ci occupassimo di scrivere la storia della psicoanalisi. Non ti preoccupare, continuo, non sospendo il seminario. Allora, salterei subito quello che vi è stato inviato come abstract perché io ho molto da leggere. È noto a tutti che Freud all'inizio considerò il transfert un ostacolo in quanto fenomeno che interrompeva il flusso associativo della paziente. Ma ciò che interessa qui definire è anche l'assetto unipersonale della teorizzazione freudiana. La storia della psicoanalisi, dai primi momenti della sua nascita ai giorni nostri, è anche la storia della scoperta di un progressivo quanto inevitabile coinvolgimento emotivo tra paziente e analista.